Siamo con il vicepresidente della pubblica assistenza all'interno del magazzino dei generi alimentari che sono destinati alle persone in difficoltà, che purtroppo in questo momento sono molte. Sì, noi aiutiamo circa 110 famiglie a cui portiamo tutte le settimane una spesa e in più il lunedì, mercoledì, venerdì sera prepariamo e portiamo e consegniamo la cena a coloro che dormono per strada. E i senza tetto per adesso sono circa 20-25. C'è grande generosità da parte degli esercizi commerciali nel fare queste donazioni anche in un periodo di difficoltà anche per loro stessi. Sì, la maggior parte degli alimenti ce li dona il supermercato, però abbiamo anche dei privati che ci danno moltissima merce. Abbiamo un panificio qua in Corso Nazionale dove tutti i giorni ci danno dei sacchi di pane, abbiamo la marcelleria, una pescheria in Corso Nazionale, abbiamo il mulino di Vico di Bagnone che ci rifornisce di generi alimentari, soprattutto di prodotti locali. La pubblica assistenza è impegnata oltre ai servizi di assistenza alle persone anche in un'importante opera sanitaria in questo periodo di pandemia. Sì, noi abbiamo dei servizi, si chiamano programmati, dove andiamo a prendere anche le persone che magari non hanno nessuno dove possano essere accompagnati, li portiamo a fare i vaccini, li portiamo a fare varie cure mediche, li andiamo a prendere e li accompagniamo. E poi abbiamo in più il servizio alle persone più bisognose, appunto, dove tutte le mattine consegniamo la spesa negli appartamenti. Siamo un gruppo di 2-3 turni e portiamo degli alimenti, anche genere per il prodotto per la pelle e gli alimenti. E tra l'altro anche persone che non possono uscire di casa in questo periodo molto difficile, portiamo anche dei medicinali e facciamo questo servizio alle persone più bisognose. E tante delle persone che assistete sono persone anziane che vivono sole, c'è anche tanta riconoscenza da parte loro nei vostri confronti, questa è un po' la molla che vi fa andare avanti. Sì, sono molto riconoscenti e infatti ci stimolano sempre di più a fare sempre più opere di bene nel nostro tempo libero e impieghiamo questo nostro tempo molto molto volentieri perché poi ci riconoscono, ci salutano e ci danno lo stimolo per andare avanti, sì, molto carine devo dire. Impegnati in questa opera meritoria di assistenza verso i più bisognosi sono anche i volontari del servizio civile, come sta andando questa tua esperienza? Questa esperienza sta andando molto bene, è un'esperienza incredibile. Poi infatti, noi andiamo a prendere questi alimenti, poi portiamo anche alla mensa dove aiutiamo la gente, quello che hanno più bisogno.